sensibilizzare sui rischi e le opportunità che le nuove tecnologie della comunicazione rappresentano per gli under 18, ma anche un modo per promuovere l'uso consapevole del web e dei social network. Questo è l'obiettivo di Toscana Spot 2015, Internet e minori, concorso video giunto alla terza edizione e illustrato dal presidente del Coricom regionale, Sandro Vannini. Ci aspettiamo, come nel bando precedente, quello sul rapporto col mondo del lavoro, anche un elemento di originalità ma anche di ironia sul tema, perché probabilmente anche prendendola da un punto di vista smorzando anche l'argomento, si può anche trasmettere un messaggio più performante. Il tema Internet e minori è stato già discusso nelle scuole grazie ad azioni mirate come il Vademecum Internet minori adulti, realizzato dal Coricom della Toscana e nato per diffondere una cultura dei comportamenti corretti per i giovani che navigano in Internet. Perché quello che i bambini devono e gli adolescenti devono conoscere sono soprattutto le potenzialità per essere cittadini attivi sia rispetto alla loro età ora e rispetto poi al mondo del lavoro e alla società in generale. Il concorso è promosso nell'ambito dell'Osservatorio Nazionale Internet Minori in collaborazione con l'Istituto degli Innocenti di Firenze. Il bando premierà i 4 migliori spot televisivi e i 4 migliori spot radiofonici realizzati sul tema del rapporto tra minori e nuove tecnologie. Possono partecipare i videomaker toscani under 35 presentando domanda entro il 13 luglio. Ai vincitori andrà un premio di 5.000 euro per lo spot televisivo e di 2.500 per quello radiofonico.